Un saluto a tutti cari amici di YouTube, eccomi alla seconda parte del video precedente, quello di dove si trovano i personaggi della Disney, dove si dovrebbero trovare in base ai film d'animazione Disney. Volevo dire che mi ero dimenticato di dire il fatto di Mary Poppins che è a Londra. Cioè, sembra qua che ormai è diventato uno scarabocchio. Mi ero trovato in questo punto, il punto universi paralleli, mondi che non esistono. Allora, era arrivato a Big Hero 6. Big Hero 6 era ambientato a San Francisco. È una città. Un misto tra San Francisco e Tokyo. Infatti, alcune allegorie erano ai famosi anime e manga. Altri erano simili ai classici film americani per eccellenza. Poi qua non riesco a sapere le avventure di Ick, Bonnie e Todd. Non l'ho mai visto, però l'ho messo qui. Nell'universo parallelo, immaginiamo che ci sia un continente dove sono ambientati i personaggi Disney che non sono ambientati in luoghi che realmente esistono. Il pianeta del tesoro qui è ambientato su un altro pianeta, quindi l'ho messo in quell'universo parallelo. Wreck Ita Ralph sarebbe Ralph spacca tutto ed anche Ralph spacca internet. È ambientato nel mondo dei videogiochi, nel mondo dei videogame. Si chiama Ralph spacca tutto. Ecco che adesso arriverà un messaggio. Spero che non rallenti internet il mio video. Eccolo qua, in questo universo parallelo, il mondo dei videogame. I Robinson l'ho già scritto negli Stati Uniti. Monster Inc. in un universo parallelo, Monster Inc. in un universo parallelo, i Robinson, una famiglia spaziale. Universo parallelo nello spazio. Wall-E è ambientato addirittura nel futuro e nello spazio, in un futuro in cui non esiste più la tecnologia, ma ci sono i robot. Anzi, esiste la tecnologia, è pure avanzatissima. I robot prendono il sopravvento sugli umani e gli umani diventano tutti pigri ed obesi. Poi c'è Zootropolis in una metropoli che non esiste nella realtà,
molto simile alle metropoli degli Stati Uniti d'America, ma nella realtà Zootropolis non esiste. Chi l'ha visto sa che sono quella città dove abitano tutti gli animali antropomorfi, un film della Disney. E ovviamente Fantasia. In un mondo parallelo, nel mondo dei sogni, nel mondo della fantasia. Bene, amici, sul luogo dove potrebbero esistere i personaggi Disney, adesso concluso. Poi riguardo per quanto riguarda Topolino, Pippo, Pluto, Paperino, in città che non esistono, cioè Paperino a Paperopoli con tutta la sua discendenza, tutti i suoi avi, tutte sua sorella, sua moglie Paperina, eccetera, eccetera. Vivono a Paperopoli, una città che non esiste, mentre Topolino, insieme a Pippo e Pluto, vivono in un'altra città che non esiste. Non so come viene chiamata. Poi mi ero dimenticato di dire che la sirenetta è di Hans Christian Andersen. E successivamente parlerò di altri misteri riguardanti la Disney. Non voglio anticiparvi tutto. Questo non prendetelo a pari di teoria o favola moderna, perché non sono teorie, sono certezze. Guardando questi film d'animazione vi accorgerete che sono ambientati proprio in quei posti. Poi per quanto riguarda Ercole, che secondo la Disney è ambientato in Grecia, quello è Eracle. Hercules in latino, ma sappiate che Ercolano deriva proprio da Ercole, di cui i romani pensavano che Ercole abitasse ad Ercolano in Campania. Bene, amici, adesso non mi dilungo, questo lo dirò in altri video. Ora io chiudo, un abbraccio immenso dal gran mitico.